civili, ho uno studio a Nembro attualmente, sono un operatore olistico e oggi faccio la mia presentazione, la mia piccola dimostrazione sull'utilizzo delle campane tibetane, che in alcuni casi vengono anche chiamate ciotole sonore. Dobbiamo innanzitutto considerare che tutto quello che è un discorso di suono e di vibrazione va a lavorare su quello che è le nostre molecole del nostro corpo, su quello che è l'aspetto dell'acqua, l'acqua contenuta nel nostro corpo. Il nostro corpo è formato per il 70-74% d'acqua, per cui qualsiasi vibrazione noi riceviamo va a muovere quello che è il discorso dell'acqua nel nostro corpo. Prendendo una frase del famoso Leonardo da Vinci, lui diceva che alle stesse regole ubbidiscono le onde sia dell'acqua che del suono che della luce. Prendeva questi tre aspetti e diceva che è alla fin dei conti la stessa cosa. Ecco che ovviamente su un discorso sonoro, per cui di vibrazioni, deve essere la vibrazione giusta per noi. Noi alla fine otterremo un beneficio nel nostro corpo. Noi nel momento in cui sentiamo dei suoni, delle vibrazioni, dobbiamo restare in ascolto del nostro corpo, vedere quello che il nostro corpo ci porta di positivo o di negativo, va a smuovere dentro di noi. Ovviamente se sono suoni non adatti a noi, suoni un po' stonati, sicuramente reagiremo male. Ma se in realtà sono dei suoni armonici, dei suoni giusti per noi, noi otterremo sicuramente dei benefici. Benefici in, a livello di anche tossine, a livello di rilassamento, a livello di pulizia del nostro corpo, pulizia dell'aurea, per tutto quello che è un discorso di suono, soprattutto se lavoriamo con i diapason o lavoriamo con le campane tibetane, andiamo anche a ripulire e anche a riparare quello che è il discorso della nostra aurea. Soprattutto col contatto della campana, se abbiamo la possibilità o la fortuna di provare la vibrazione delle campane direttamente sul nostro corpo, abbiamo anche un rilassamento muscolare. Possiamo ottenere, se abbiamo dei dolori in qualche parte del corpo, questi dolori, possiamo avere la fortuna, tipo mal di schiena, che ci passa anche questo mal di schiena. Normalmente le campane più grosse si lavora con la parte bassa del corpo, difficilmente con una campana grande, per cui con un suono basso andremo a lavorare su quello che è la parte alta del nostro corpo, per cui la testa. Se vogliamo lavorare con una sola campana un po' su tutto il corpo, tenderemo a utilizzare una campana di una grandezza media che produce un suono di questo tipo. Con una campana così possiamo bene o male utilizzarla su tutto il nostro corpo. Se invece abbiamo delle campane piccole, con questi suoni che sono suoni un pochino più acuti, andiamo a lavorare sulla parte alta che è del nostro corpo, per cui la testa tendenzialmente. Nel momento in cui noi abbiamo l'attrazione verso una campana tibetana, la vogliamo acquistare per il nostro utilizzo in casa o personale, ricordiamoci che dobbiamo sceglierla. Non è che se nel momento in cui vediamo una campana, noi diciamo ok, questa è la campana, mi piace, ha un bel aspetto, la voglio portare a casa. No, dobbiamo provare a suonarla. Tramite lo sfregamento e tramite il battito.
E se il suono lo sentiamo, che ci piace, lo sentiamo vibrare bene nel nostro corpo, vuol dire che quella è la campana in cui in quel momento noi abbiamo bisogno. Questa è una campana grande, va bene nel momento in cui uno deve farci determinati lavori, però è anche una campana che inizia a essere impegnativa perché è particolarmente grande. Ha un bellissimo suono, ha una bellissima frequenza e vibrazione, soprattutto appoggiata sul corpo delle persone. Però ripeto, inizia a diventare una campana un po' impegnativa se volete utilizzarla per un vostro scopo casalingo. Volendo, su una campana, prendo sempre questa perché è una campana media, se vogliamo cambiargli la tonalità, farla diventare un attimino più tonalità più bassa, tipo questa, possiamo aggiungerci dell'acqua, riempiendo la campana per metà d'acqua, noi gli cambiamo la tonalità. Ovviamente man mano che mettiamo l'acqua, proviamo a suonarla finché raggiunge una tonalità che a noi piace. Ecco che con una sola campana possiamo benissimo ottenere varie frequenze, vari suoni più o meno piacevoli. Adesso la fine. Allora, molto interessante sono anche il discorso dei diapason. Vi faccio sentire solo questo, che è un diapason nota do e nota sol. Questo è un salto di quinta e di solito si utilizza vicino al corpo della persona. Il do, per cui che è la nota più bassa, va tenuta ferma in un punto, e con l'altra, il sol, si va un attimino a seguire la figura del corpo della persona e a vedere come questa vibrazione risuona nel corpo della persona. Dove la vibrazione tende a spegnersi, può darsi che in quel punto lì ci sia un blocco energetico nella persona. Vi ho spiegato questa cosa perché si può fare benissimo la stessa cosa con la campana tibetana. Ossia, la suoniamo, ci avviciniamo al corpo della persona e se vediamo che in un certo punto del corpo fa fatica a suonare, a vibrare, può darsi che in quel punto lì ci sia una certa carenza di energia nel corpo della persona. Allora, prossimamente ringrazio la Viviana e Pierre, dovrebbero ospitarmi e provare a fare qualche bagno di gong anche in questo bellissimo ambiente. Vedremo prossimamente di organizzarli. E a questo punto vorrei farvi fare qualcosa un attimino pratica. Ossia, se qualcuno volesse provare a suonare una campana tibetana, perché può darsi che le prime volte siamo un po' impacciati, nervosi, agitati, e la campana non suona, ma siamo noi che non siamo sciolti, non sappiamo come fare, non sappiamo come usare il battente e facciamo qualche prova, visto che poi non riusciamo, ci demoralizziamo, ci scoraggiamo e rinunciamo a questa esperienza. Qualcuno vuole provare? Che hanno queste decorazioni sono ottime come porta caramelle, ma non suonano. Per cui vi consiglio sempre provate. Quale vuoi?
questa. La vuoi tenere in mano o appoggiata? No, appoggiata. Perché queste qua girano quando si sente a girarsi. Comunque se sai cosa si sente, non si sente la vibrazione. Ok. A volte se avviciniamo le campane tibetane al nostro cuore e cerchiamo di creare una connessione con la campana e il nostro cuore, le campane si innestano. Si sente tantissimo la vibrazione sulla mano. Allora, a volte anche il battente. Provo a darti un battente un po' più piccolo. Qualcun altro vuole provare? Questo è interessante. Se ne hai bisogno. Bello del... Allora, il bello del suono che comunque, ricordiamoci, non ha giudizio, non ha... si muove dove deve muoversi, fa quello che deve fare. È un maestro il suono alla fine. Ovviamente deve essere intonato nel modo giusto, nel modo corretto. Però è tanta bella cosa. Piace, e alla gente piace. Qualcun altro vuole provare? Edoardo vuoi provare? Perché è l'unica persona che mi ricorda come si chiama. Quale vuoi provare? Questa. Allora, purtroppo, dico purtroppo, più siamo rigidi, siamo nervosi, più le campane rispondono male. Più noi siamo rilassati, poi non demoralizzatevi, perché sono tutte le cose... Nessuno nasce maestro.